Cari amici Trade, buongiorno. Oggi è il 18 di dicembre. Andiamo a fare l'analisi per la settimana che va dal 20 al 24 di dicembre. Partiamo chiaramente con il nostro Forex e con le nostre candele weekly e poi daily. Allora, come avete visto, il G3, eravamo sempre nel G3, che vedete che non è ancora chiuso. Se vedete che anche qui le medie sono ancora, come vedete, potete vedere ancora rivolte verso il basso. Vedete come questo supporto sta tenendo e vedete che anche questa resistenza. Comunque, se guardiamo il numero delle candele da qui a qua, siamo per il momento alla 37esima, c'è ancora spazio di discesa. Per il momento io avevo dato il target a 1,11, se vedete a 1,11,035, che per il momento non è ancora toccato. Comunque il trend rimane ancora short, lo potete vedere voi stessi dalle medie che sono tutte rivolte verso il basso. Ripeto, ancora la celeste è quella un mese, il ciclo di un mese, la viola fucsia di 2 mesi e l'arancione l'annuale. Andiamo a vedere la sterlina, anche lei per il momento vedete la media 200 sta facendo da supporto già 2 volte. Vedete che qui abbiamo ancora il triangolo, siamo ancora in un G3. Per il momento il target che avevo dato 1,31,055, aspettiamo di vedere cosa succede. Comunque il trend rimane ancora short GBP USD. Vedete che anche qui le medie stanno confermando lo short. Questo è il target che avevo dato, vedremo se ci arriverà. Il dollaro yen, vedete che ha recuperato un pochettino, trend ancora comunque al rialzo. Vedete che siamo anche qui in un G2. Per il momento anche qui il dollaro yen potrebbe ritornare a prendere. Vedete, le medie sono ancora al rialzo, l'annuale qui sembra un po' laterale, però vedete che il trend, quello che avevo dato 115, era andato a prenderlo, potrebbe adesso andare a ritornare a fare il pullback. Il dollaro canadese, anche lui, vedete che se guardate attentamente la media Fibonacci, non è mai andato a prendere la media 200. Siamo qui, siamo in una fase veramente di lateralità. Per metto sul dollaro canadese, aspetterei prima di aprire posizioni, perché guardate è al rialzo. Vedete però l'annuale ancora piatto laterale. Per metto aspetterei prima di fare qualsiasi cosa. Passiamo agli indici. Vedete che l'indice delle commodity, dopo aver fatto una candela positiva la settimana scorsa e questa settimana una candela negativa, siamo in un G3. Per il momento il target che avevo dato è 204, questo dovrebbe andare a prendere la chiusura del G3, staremo a vedere. E se guardiamo il nostro indice sul grafico daily, vedete voi stessi che l'annuale è rivolto ancora tutto verso l'alto, però vedete che qui sta per chiudere, siamo in un mese, 2 mesi di ribasso. Vedete che ci sono una correzione, vedete che se guardiamo questo minimo agosto, qui ne abbiamo una dicembre, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Adesso staremo a vedere che cosa succede. Aspetterei prima di aprire posizioni. Il VIX che ha recuperato, vedete, dopo la candela della settimana scorsa ha fatto un piccolo recupero, vedete come la media 200 è piatta. Anche qui siamo in una fase di laterale, vedete voi stessi che per il momento non ci sono le condizioni di entrata sul VIX. Per il momento c'è tanta incertezza e vedete che il VIX, lo vedete anche qua dalle medie, siamo tutte piatte. Per il momento non ci sono le condizioni di entrata. Poi l'indice del gold, del dollaro, vedete che avevo dato quel 95 che aveva preso, poi avevo dato 97, vedete che sta continuando a salire. L'indice del dollaro, lo vedete al rialzo, vedete che è tutto rivolto verso il rialzo e per il momento il prossimo target è i 97, come vi dicevo, e poi 98 326. Poi il Dow Jones, vedete che attualmente ha fatto una candela negativa questa settimana, siamo in un G3, per me qui aspetterei perché il Dow Jones rischia, adesso siamo in una fase laterale, l'annuale comunque è long, per me non faccio niente, non ci sono le condizioni di entrata. Il DAX, che anche lui come la stessa coda del dollaro americano, dell'indice americano Dow Jones, anche qui per il momento ci sono incertezze, aspetterei. Qui siamo, vedete che la mensile è al ribasso, vedete che potrebbe andare a prendere quella 15.000, poi questo 14.000. Per il momento non faccio niente, l'annuale è importante che sul lungo termine è long. Il FUCSIMIB, stessa cosa anche lui, siamo in un G3, correzione, potrebbe andare a fare il pullback comunque. Anche sul FUCSIMIB vedete che siamo in una fase laterale, l'annuale è long e per il momento aspetterei prima di aprire posizioni.
Andiamo adesso a vedere il ratio, che è molto importante da vedere, anche il nostro ratio gold silver, vedete che il gold è andato a prendere quella media 200 che io avevo dato, vedete gli 82, vedete che qui ha fatto 82-135, io avevo dato 82-200, guardate come è andato a prendere. Adesso la media 200 fa da spartiacque perché è difficile che la rompe perché è molto forte questa media 200. Se andiamo a vedere il ratio del gold con silver, vedete che è tutto ancora rivolto verso l'alto, forza del gold. Dow Jones contro gold, vedete che Dow Jones contro gold al momento il gold c'è stata una piccola ripresa, però siamo in un G3. Anche qua al momento dovrà chiudere il ciclo il G3, per il momento starei attento prima di aprire posizioni. E vedete che anche qua forza, qui siamo l'annuale, rimane con il titolo azionario ancora forte, però qua siamo in una fase adesso di incertezza. Passiamo al ratio sulle cripto, eccolo qua, Ethereum Bitcoin, vedete che Ethereum dopo quella settimana negativa ha recuperato, vedete che siamo ancora in una grande forza e vedete che se andiamo a vedere Ethereum sul grafico contro Bitcoin, vedete che tutto rimane al rialzo e potrebbe andare a riprendere, a prendere anche quel 95, per il momento aspettiamo di vedere che cosa succede. Poi Ethereum contro dollaro USD, vedete questa settimana sono ormai 1, 2, 3 settimane di candele negative, vedete che ha preso quel 36.333, per il momento c'è una correzione, per il momento comunque per me il trend rimane ancora al rialzo e vedete che adesso c'è una fase laterale, però l'annuale rimane ancora long, stiamo attento a questo minimo di vedere se lo riprende, se fa un pullback e poi continua al ribasso oppure se riprende la salita. Il Bitcoin anche lui è un'altra settimana, anche qui però stare attento perché qui sembra voler incrociare, per il momento attenzione sul Bitcoin perché ci sono vedete che le medie a confronto dell'Ethereum sono tutte verso il basso e l'annuale sembra voler girare anche al ribasso, attenzione per chi ha Bitcoin. Uniswap anche qui che io ho comprato, ho ricomprato, vedete che ha rotto questa trend line. Questo supporto dinamico adesso vedremo cosa succede. Questo 12 e 26, per il momento qui c'è un limite finché non rompe quel 30, per il momento starei attento. E Uniswap, vedete che è tutto rivolto anche verso il basso. Attenzione anche all'annuale, attenzione adesso rotto quel 17, adesso potrebbe andare a prendere questo 13 e 01, vedete? E aspettiamo. Passiamo alle commodity, eccolo qua le commodity. Passiamo con la soia, oggi faccio un po' più corto l'analisi, vedete che la soia ha fatto un recupero, vedete? Comunque attenzione, c'è tanta incertezza sulla soia e vediamo che la soia, se lo guardiamo sulle commodity, eccola qua la soia. Per il momento ci indica una fase laterale, vedete che anche l'annuale esperimento sembra laterale. Poi andiamo a vedere il gold che comunque è ancora laterale, vedete che qui non si muove, siamo ovviamente a questo minimo 1678 sta tenendo, stiamo a vedere, c'è tanta incertezza sul gold, difficile fare un'analisi corretta sul gold, vedete che le medie sono tutte rivolte alla laterale. L'argento anche lui per il momento niente da fare, l'argento non vuole partire, per il momento anche qui starei attento sull'argento, incertezza e vedete che l'argento, attenzione, è tutto rivolto verso il basso, guardate anche l'annuale verso il basso, qui rischia di crollare e di andare a prendere, fare nuovi minimi. Poi il petrolio che sta facendo il suo G4, per il momento vedremo se andrà a prendere quel 54 che ho detto della 1200, per il momento non faccio niente, non apro niente, aspetto sul petrolio di vedere che cosa succede, vedete che le medie sono ancora rivolte verso il basso, anche se l'annuale è al rialzo. Il caffè, scusate, prima il platino niente da fare, un'altra candela, vedete che la media 200 è fatta da supporto, anche qui aspetterei, prima di aprire posizione non ci sono le condizioni di entrata sul platino, vedete che è rivolto, ancora tutto al ribasso e vedete che l'annuale è al laterale. Poi il caffè che ha fatto dopo una candela negativa, ha fatto una candela inside questa settimana, comunque il trend rimane ancora long sul caffè.
Vedete, eccolo qua, che è tutto long, per caffè potrà andare a prendere sicuramente i 300 dollari. Poi il gas, dopo aver fatto i 6, guardate il grande crollo del gas, e adesso sta ritornando a 3,31. Vedete che il gas adesso è inutile aprire posizioni sul gas, è rivolto tutto verso l'alto. L'annuale per me risembra ancora al rialzo. Il copper niente da fare, lui ormai sono mesi che possiamo dire che non si muove, laterale, non ha mai superato il 38 Fibonacci. Sul copper è una fase di accumulo, per me si aspetta di vedere che cosa succede. Io vi lascio qui, vi auguro a tutti una buona notte e ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti!